Bentornati ragazzi su Officina del Pilota. In questo nuovissimo episodio parleremo di auto JDM. Bentornati su Officina del Pilota. Io sono Matteo in questo episodio. E Ciccio, datti una bella placata. Di solito questa è una cosa che dico io, quindi tu stai al posto tuo e fammi finire. Chiaro? Non lo sapevo. Come stavo dicendo ragazzi, in questo episodio io e l'ottimo Luca Spadano parleremo di auto JDM. Bentornati su Officina del Pilota, ragazzi, come state? Spero bene. Oggi parliamo di auto JDM. Cosa vuol dire JDM? Che me lo chiedi a me? Allora, Spadano, guarda. Benino. Ho studiato. Allora, innanzitutto, che cosa vuol dire l'acronimo JDM? Japanese Domestic Market, cioè tutto quello che viene dal Giappone, ma non è esclusivo delle auto. Ci si può riferire anche a qualsiasi tipo di oggetto, comunque proveniente dal mercato giapponese, quindi per esempio anche un frullatore che viene venduto soltanto in Giappone, quello viene definito JDM, cioè Japanese Domestic Market. L'antagonista è per esempio l'USDM, quindi che viene da USA, oppure EUDM, Europa, mercato europeo. Cosa vuol dire JDM nel mondo auto? JDM vuol dire che è del mercato giapponese, che è soltanto venduto in Giappone. Però nel mondo auto qual è la differenza? Nel mondo auto è stato utilizzato impropriamente, nel senso che poi si va a dire JDM anche una Civic che è italiana, cioè è stata venduta in Italia, costruita in Europa. Oggi però il termine JDM viene utilizzato in modo improprio, perché diventa JDM anche una Honda Civic che è stata prodotta comunque magari in stabilimenti europei, venduta e immatricolata in Italia, quindi non è esclusiva del mercato giapponese, ma è solo giapponese nel nome, cioè è una Honda. Un'auto giapponese non prodotta in Giappone è sempre un'auto giapponese e viene chiamata auto JDM, corretto? Esattamente, quindi in modo improprio abbiamo definito uno standard, una moda chiamata appunto JDM, che riguarda l'elaborazione o comunque il possedere un'auto giapponese, malgrado non provenga dal mercato giapponese. Come sapete, noi siamo amanti delle JDM. Io possiedo una Subaru, Luca una Supra, però quelle sono di un segmento un pochino più alto. Ci sono delle auto un pochino più abbordabili JDM? Esistono varie tipologie di acquisti che potete effettuare per entrare nel mondo delle auto giapponesi. Io e Matteo abbiamo selezionato alcune delle vetture che potete acquistare, diciamo, entry level per entrare in questo mondo. Al di sotto dei 5.000 euro, sicuramente le auto che sono all'apice della lista sono le Honda Civic e le Mazda MX-5. Le troviamo al di sotto dei 5.000 euro. Mi riferisco alle Civic EG e le Civic K, quindi dal 1992 al 95 per le G, al 96-2001 per la EK. La versione più ambita è sicuramente quella con il VTEC, il 1600 VTI da 160 cavalli. MX5, che si voglia parlare della MK1, quindi la NA, oppure la MK2, la versione successiva, la NB, una macchinina super divertente in quanto ha un ottimo bilanciamento dei pesi, la trazione posteriore, e comunque resta la roadster più venduta al mondo. Perché la Civic e la Mazda MX-5 diventano l'entry level del JDM? Perché costano meno di 5.000 euro e perché, parliamoci chiaramente, su eBay è pieno zeppo di pezzi per modificarle. Quindi, a differenza di chi sceglie magari un'altra macchina europea o americana, sempre nel budget 5.000 euro, chi si avvicina alle Honda Civic o alle MX-5 troverà una miriade di pezzi per elaborarli a basso costo. Altre due vetture giapponesi che sono un pochino meno blasonate ma che vogliamo consigliare sono la Mitsubishi Eclipse e la Honda Prelude. Entrambe le vetture sono coupé e a trazione anteriore. Mitsubishi Eclipse, 140 cavalli, motore da 2 litri. La Honda Prelude invece ha un VTEC da 2 litri e 2 ed eroga 200 cavalli. Se il tuo budget andasse ben oltre i 5.000 euro, a disposizione hai le seguenti vetture. Prego Luca. Nella fascia 8-15.000 euro le più richieste restano la Nissan Silvia, che si parli di S13 o S14 o S14A,
e la S2000. La Nissan Silvia S13 è quella con il motore 1.8 trazione posteriore sempre turbo. La S14 ha avuto un restyling definito S14A, ma il motore non cambia, è l'SR20 DET turbo trazione posteriore da 200 cavalli. Le Nissan Silvia sono famose nel mondo JDM perché vengono impiegate per il drifting. Oltre a queste appena citate, con Matteo abbiamo selezionato alcune auto che potrebbero interessarvi e che ricadono sempre nel secondo segmento, quindi dagli 8 ai 15.000 euro. Honda S2000, l'ultimo VTEC, l'ultimo vero VTEC di mamma Honda. 2000 di cilindrata, F20C è il nome del motore, 240 cavalli assetati di asfalto. Degne di nota per il secondo segmento che va dagli 8 ai 15.000 euro ci sono, per cominciare, la Nissan 300 ZX V6 biturbo, 3 litri, 284 cavalli. Un salotto, è comodissima, a trazione posteriore molto divertente, con una spesa adeguata si possono facilmente raggiungere i 400 cavalli. Numero 2, MR2 Turbo, 200 cavalli, trazione posteriore, è un 2 litri, targa, non è un cabrio ma è un targa. Nelle linee la MR2 Turbo ricorda un po' quelle che sono le Ferrari di fine anni 80, con questi magnifici pop-up lights. Una macchina estremamente divertente, che si può acquistare con un budget di non oltre 15.000 euro. Tra le vetture di questo segmento troviamo la Nissan 350Z, più moderna, con un V6 aspirato, 3,5 litri ed eroga 280 cavalli. Ok, queste erano le vetture della fascia media, adesso avviciniamoci alla zona più appetitosa. Dai 18.000 euro in su, le più ambite per quanto riguarda le versioni 4x4 restano le Subaru WRX STI e ovviamente le Mitsubishi Lancer Evo 7, 8 e 9, perché la 10 sembra che non la vuole nessuno. Per quanto riguarda la Mitsubishi Lancer 7, 8 e 9, motore anteriore, turbo 2000 di cilindrata, 4G63, un motore praticamente indistruttibile con il quale potete tirare fuori anche 500-600 cavalli se spendete e acquistate le giuste componenti. Ma poi cazzo, basta. Ma vuoi mettere il motore della Mitsubishi, sì, col boxer della Subaru, dai. Bello. Queste erano le vetture 4x4, mentre per quanto riguarda i modelli turbo trazione posteriore le più gettonate restano le Nissan Silvia S15 con sempre SR20 DET, però portato una potenza di 250 cavalli, trazione posteriore regina anch'essa del drifting, e le Nissan Skyline versione R32, R33 o R34, ma GTST, quindi non le GTR, quindi trazione posteriore 2005 di cilindrata con RB25 per quanto riguarda le 33 e la 34, mentre per la 32 RB20 2000 di cilindrata. Sopra i 20.000 euro abbiamo selezionato la AE86, la Honda Civic Turbo e la Mazda RX7. Motore rotativo, ovviamente. Finalmente siamo arrivati nella zona calda della partita e Luca adesso ci mostrerà quali sono le vetture dell'ultimo segmento, le più ambite. Eccomi qui, zona calda, cazzo scotta. Allora, sono sicuramente la Supra, quella vera, la MK4 con il 2JZ biturbo da 280 cavalli, 330, che se ne dica, gentleman agreement, andate a vedere tutta questa roba qui, e Skyline R34 GTR RB26 2016 cilindrata biturbo anch'esso. Per comprare queste vetture oggi si parte per una Supra dai 40.000 euro in su fino a 70, 80, 90.000 euro a seconda delle caratteristiche, delle modifiche ma anche del chilometraggio, mentre per quanto riguarda la GTR ormai ha raggiunto secondo me prezzi folli, non bastano 80.000 euro per portarvi a casa una GTR R34 RB26. Che dire, prima di spendere 50.000 euro per una Supra magari prendete in considerazione una R35 GTR, un'auto moderna, accattivante, che tra l'altro tra poco dovrò vendere, quindi seguiteci. La Fiat Panda è meglio. Gli effetti speciali di Matteo Torrisi, ragazzi, una scatarra continua, veramente una meraviglia.
Spero tanto che questo video vi sia piaciuto. Ovviamente io sono stato indottrinato, come potete vedere qui col taccuino, dal buon Luca Spadano, perché non ne sapevo molto, devo dire la verità, a parte la Subaru che ho parcheggiata qui all'interno di Officina del Pilota. Per le altre, devo dire, sono un po' carente. Prendete in considerazione l'ipotesi di iscrivervi. Voi invece che siete già iscritti dovreste sapere che ci serve il vostro like e il vostro commento. Se non avete idee sui commenti, la domanda è: vi sono piaciute le auto che vi abbiamo elencato? Avreste messo altre auto in questa classifica? Se sì, quali? Bella, questa mi è piaciuta, eh? Questa è venuta, eri proprio spontaneo, no? Si è migliorato, eh? Sì. Anche noi abbiamo delle aspettative un po' più grandi nel canale, sinceramente. Caro Spadano, cioè noi vogliamo uscire e provare a fare dei test drive. E comunque il nostro obiettivo, il nostro progetto è sempre quello di compro, ristrutturo e rivendo. Ora, non lo possiamo ancora fare, ma lo faremo. Quindi se hai un consiglio su quali contenuti possiamo continuare a portare in questi giorni ancora di quarantena, faccelo sapere. Dacci un consiglio che sia un po' nelle corde di Officina del Pilota. Cioè, non è che se vuoi vederci nudi noi possiamo accontentarti, anche se ci avevamo già pensato. Comunque Spadano, la lampada se l'è fatta. Depilato, quindi anche nudi possiamo farlo. Ok, sì, è stato un piacere come al solito. Noi ci vediamo nella prossima puntata.